la mia prima domanda è come è nata l'iniziativa di Good Morning Internet? Good Morning Internet è una creazione del Funky Professor e del mitico Salvo Mizzi. L'idea è semplice. Adesso poi vedrai nei prossimi giorni online le prime meravigliose lezioni del Funky Professor. L'idea è quella di raccontare in maniera anche un po' leggera, no? Senza prendersi troppo sul serio, qualcosa che è molto serio, perché Internet è un'infrastruttura meravigliosa, però diventa qualcosa di straordinario nel momento in cui la si usa, no? Per fare business, per fare amicizie, per divertirsi o per lavorare. E allora ci piaceva anche raccontare al grande pubblico, ovviamente non agli addetti ai lavori che fanno a gara chi è più smart nell'uso delle tecnologie, ma invece a tutti quei milioni di persone che magari usano la rete nella sua forma più basilare, no? Quindi magari un po' di posta elettronica, un po' di browsing, internet che non si nega a nessuno, ma invece è bello magari dare alcuni spunti a tutto il mondo per spiegargli alcune cose che possono essere simpatiche, divertenti o utili. Passiamo allora all'aspetto di utilizzo di internet da parte delle aziende. Vorrei sapere da te, visto che tu sei un esperto nel settore, qual è il quadro attuale dell'utilizzo di nuove tecnologie all'interno delle aziende, grosso modo, diciamo. Ma allora, io guarda, ho il vantaggio di essere abbastanza anziano, no? Da ricordarmi un mondo in cui internet non c'era per i consumatori, non c'era per le aziende. E io ti posso dire che una quindicina d'anni fa, quando noi andavamo in giro nelle aziende a proporre la realizzazione di siti internet per raccontare i prodotti, oppure per venderli, per fare e-commerce. La prima reazione era quella di forte scetticismo. Le aziende ci dicevano: ma figuriamoci, questo internet, cos'è questa roba qui? C'è la televisione, c'è la carta stampata, boh. Sì, ci sarà anche questo internet, ma fateci degli esempi. No? E gli esempi allora erano sempre di multinazionali americane, ed era, ripeto, non ti parlo di 100 anni fa, ti parlo di 15 anni fa, era sorprendente allora trovare alcune pubblicità istituzionali su cui appariva l'indirizzo del sito internet. No? Ma proprio una cosa fantascientifica. No? Pian piano internet è successo, no? In qualche maniera, è comunque entrato nella mentalità dei consumatori, è entrato nella mentalità delle aziende e comincia a vedere che ormai sarebbe abbastanza bizzarro per un'azienda, anche piccola o media, non avere almeno un sito internet, no? In realtà poi sono arrivati i social network, no? E adesso, come sai, è più facile che per esempio una piccola azienda, visto che i social network tra l'altro funzionano benissimo a livello locale e iperlocale, no? Quindi evidentemente relazionando persone tra di loro, la piccola attività è più facile che apra la sua pagina di interazione con i suoi consumatori su un social network, no? Perché è più semplice, più naturale e soprattutto disintermediando, come si dice, gli avidi sviluppatori, no? E va bene così, no? Ora, la situazione nel nostro paese è ancora comunque a marce diverse, perché ci sono dei profili di utilizzo dal punto di vista delle grandi aziende, dei marchi, che è di un certo tipo, no? Tipicamente le grandi aziende hanno ormai a diversi livelli, però più o meno tutte agganciato e compreso, o comunque stanno esplorando la possibilità offerta
diciamo dal web 2.0 in senso molto ampio, no? Cioè tutto quello che vuol dire usare molti canali di comunicazione. Alcune aziende stanno già utilizzando, capendo che non ci sono più soltanto computer connessi, ma ci sono un sacco di terminali mobili, che ci sono un sacco di console da gioco, che ci sono ormai televisori connessi, quindi diciamo anche la comunicazione, la possibilità di interazione diventa transmediale. Quello che è un po' più lento è la pubblica amministrazione, anche se ci sono brutte notizie e belle notizie, nel senso che in questi giorni comunque le iniziative open data stanno partendo in maniera un po' diffusa. La regione Piemonte che si è lanciata, c'è la regione Emilia-Romagna, il governo comunque pubblicherà data.gov.it con una serie di open data. L'Istat il 20 ottobre pubblicherà i suoi dati in formato open data. Il fatto che finalmente sia possibile fare il censimento della popolazione online è una cosa molto interessante. Già qualche milione di persone, al di là dei disagi del primo giorno, no? Che comunque è già stato, io la considero comunque una bella notizia, no? Cioè il fatto che i server non abbiano retto all'afflusso di persone vuol dire che comunque le persone usano internet, no? Cioè se tu apri la porta, le persone ci arrivano. Quindi, come è successo, hanno poi messo a posto l'infrastruttura e già milioni di persone hanno compilato il censimento. Quindi, come dire, la situazione progredisce anche perché giustamente le aziende sono fatte di persone e le persone trovano in media a casa un'esperienza di internet migliore di quella che hanno in azienda e a questo punto diventano tutti poi portatori sani di internet anche nelle aziende, no? Senti, mi hai detto. Spostone, così diventa registrata. Mi hai detto che cosa era innovazione per le aziende 15 anni fa. Insomma, internet era vista come la grande innovazione. Ti volevo chiedere che cosa hai visto come innovazione altrettanto sconvolgente, diciamo, oggi. Sai, la cosa bella di fare un lavoro come il mio è che non ci si ferma mai, no? Che è la cosa bella e la cosa brutta, perché sono anche, no, nonostante la mia veneranda età, sono costretto a continuare a studiare per tenermi al passo, perché poi i giovani giustamente avanzano, allora io devo, e sono sfidanti, no? Quindi c'è questo tema. Sicuramente oggi come oggi, quello che mi appassiona che comunque è il motore dell'innovazione, è tutto quello che ruota attorno al mobile, no? Ormai si sta affacciando sul mercato dei consumatori questa generazione che ha avuto il primo approccio con internet tramite un terminale mobile e è mediamente poco interessata a usare un computer. Cioè, mia figlia di 10 anni guarda la tastiera sempre con una certa diffidenza, no? Potendo scegliere tra un computer e un tablet, sceglie sempre il tablet, non ha dubbi, anche perché quando prova a toccare lo schermo del PC dice: ma è rotto, non succede niente, no? E poi soprattutto non capisce i tempi d'attesa, no? Il computer comunque, per quanto veloce, lo accendi e ha un tempo di accensione. Boh, perché? È abituata al telefono piuttosto che al tablet, che sono immediatamente disponibili nelle loro funzioni, che si possono portare ovunque, in bagno, a letto, a tavola, no? Non hanno limitazioni di spazio anche per un bambino. E questo è quello che sta succedendo comunque sempre di più. Allora, portare applicazioni in questo contesto non è sempre ovvio, no? Perché mentre c'è molto chiaro la funzione ludica di intrattenimento, quindi il gioco piuttosto che il film, fruiti in questo genere. Quando parliamo di portare applicazioni business,
Vuol dire che queste applicazioni vanno pensate in maniera opportuna per questo tipo di terminali, e adesso quello che invece sta succedendo in maniera clamorosa è che più o meno tutti, anche nelle aziende, abbiamo capito che il cloud è un'opportunità meravigliosa, però non ci sono le applicazioni, cioè, le applicazioni non sono pronte. Cioè, noi cominciamo ad avere un'offerta di infrastruttura, però non abbiamo applicazioni cloud ready, no? Cioè, non è che è un rapporto 1-1, un'applicazione enterprise, sto parlando ovviamente, è fatta in una certa maniera con delle logiche di architettura e di funzionamento di un certo tipo. Il traslare queste applicazioni nel cloud, che è la grande promessa, ma anche la grande minaccia del momento, no? Perché appunto va compreso, va utilizzato, non è automatico e richiede un lavoro e una sapienza, no? Per poter fare questo lavoro. Quindi, diciamo, questa è la sfida dell'oggi, secondo me. Quali sono le paure, diciamo, in particolare nel dettaglio delle aziende per quello che riguarda il cloud, appunto? Ma secondo me, in realtà, mediamente la paura, ove esista, è prodotta fondamentalmente dalla ignoranza, cioè in senso letterale dalla non conoscenza, no? Perché ci sono, per esempio, alcuni giornalisti che dicono che le aziende hanno paura del cloud perché non è sicuro. È falso, ovviamente, perché anzi, è molto più sicuro tenere i tuoi dati nel cloud che tenerli in casa tua, su un disco rigido, magari manutenuto male, di cui ti ricordi una volta sì, soprattutto parlando di piccole e medie imprese, ovviamente, no? Magari non ti ricordi di fare il backup, cioè, da questo punto di vista non c'è confronto, no? Ad esempio, piuttosto che sulla disponibilità di applicazioni, di informazioni, aggiornamenti, manutenzioni. Il punto vero è che il cloud oggettivamente, nel momento in cui tu trasporti nella nuvola le tue applicazioni, richiede una connettività, diciamo, no, non, magari non enorme dal punto di vista della banda, però con una grande stabilità, con un livello di servizio garantito, no? Quindi, tant'è che gli operatori si stanno appunto attrezzando, no? Per fare delle reti che siano anche più capaci di distribuire in maniera uniforme le informazioni e l'accesso alle applicazioni, comprimendo il tempo di latenza, no? Cioè gli intervalli muti di comunicazione che ci sono nella rete.